Il 30 gennaio 1956 a Roma, l'allora sindaco di Roma Salvatore Rebecchini e il presidente del Consiglio Comunale di Parigi Jacques Ferrand suggellarono il gemellaggio con il motto «Solo Parigi è degna di Roma e solo Roma è degna di Parigi» e per l'occasione alle Terme di Diocleziano, di fronte al planetario, fu innalzata una colonna di epoca romana sulla quale venne fissata una nave a vele spiegate, emblema di Parigi, denominata dagli antichi romani Lutetia Parisorium, mentre una riproduzione della statua della Lupa Capitolina fu donata a Parigi e posta in Square Paul Pellevy.